l'argomento che adesso andiamo a trattare, ma che comunque viene, che direi inevitabilmente evocata dalla cronaca e anche dai resoconti che il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati ha offerto in audizione alla commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, perché comunque anche dalle parole dello stesso procuratore aggiunto si parla, ma anche ovviamente da altre fonti, si spiega come attorno a Davide Rossi, no, vi ricordate, manager del Monte dei Paschi, sembrava si fosse suicidato, ma come succede in Italia non sembra sia più così. Ci sono anche situazioni davvero scabrose, si parla di orge, si parla di magistrati, di persone altolocate, prostitute slave, giovani efebi, eccetera, eccetera, eccetera. Ad ascoltare questa relazione c'era anche Claudio Borghi Aquilini della Lega, che non ha bisogno di presentazioni, al quale do il benvenuto ai nostri microfoni. Benvenuto, Claudio. Qui Parlamento. Ecco, sì, allora, benvenuto Claudio, se mi senti. Sì, ti sento, ciao. Allora, io mi sono forse soffermato, io ho ascoltato anche un po' dei resoconti, poi ho letto sulla parte, se vogliamo, che potrebbe essere più pruriginosa, magistrati, orge, eccetera, eccetera, però qui stiamo parlando di situazioni che riguardano anche l'alta finanza, la politica. Assolutamente ci interessa la tua opinione su quello che hai sentito ieri. Ma guarda, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Non è una parte del mio lavoro che mi piace, quella di andare a quella commissione, perché ogni volta che entro esco fuori con i succhi gastrici fuori scala, perché e diciamo mi fa venire ancora più voglia di andare, di correre fuori e andare a firmare per i nostri 6 referendum per la giustizia. Perché noi qui siamo di fronte a un caso che, vedete, io non ho le prove in mano per poter dire che Davide Rossi è stato assassinato. Diciamo che se però c'è una commissione d'inchiesta è perché in molti lo pensano. E perché nonostante i magistrati che abbiamo fino adesso sentito in commissione si sbracciano a dire che non è così, di indizi che fanno pensare che quantomeno un approfondimento processuale ci sarebbe potuto stare, e invece c'è stata una fretta costante di archiviare, tutto archiviato. Ma tutto archiviato velocemente, insomma, abbiamo una persona che sapeva cose pericolose, che improvvisamente si butta in modo piuttosto strano dalla finestra, il cui orologio lo segue un quarto d'ora dopo. Perché tutti, no? Quando si suicidano dalla finestra l'orologio purtroppo arriva a seguire. Scusa Claudio, una trentina d'anni fa Raul Gardini si suicidò con la pistola chiusa nel cassetto, se ti Sì, ricordo. beh, vedi, no? C'è una certa In tradizione. Italia succede. Sì, c'è una certa tradizione in Italia di questi suicidi che neanche Houdini, no? riuscirebbe a congegnarli. Dall'altra parte, però, sai, dato che il sistema garantisce, se un magistrato o dei magistrati, non fanno il loro dovere, ecco che c'è un'altra procura che è pronta, severamente, diciamo così, ad accertarsi che le cose vengano fatte bene. E allora c'è il sistema dei controlli incrociati, forse qualcuno si ricorda sempre il fatto dai tempi di Mani Pulite, questa è una roba che diciamo chi ha qualche annetto in più si ricorda sin dai tempi di Mani Pulite quando per i magistrati di Milano indagava a Brescia, no? Vi ricordate forse qualcuno di quei tempi? E così abbiamo saputo che c'è tutta una mappa di incroci, no? Dove per le cose di un tribunale indaga quello di un'altra città. Ecco, nel caso di Siena indaga Genova. Quindi, a fronte di dubbi che
indagini non fossero state svolte con la necessaria solerzia. Perché? La scusa, diciamo, per riuscire a pensare o immaginare che queste indagini non fossero state svolte con la necessaria solerzia veniva appunto da alcune testimonianze che hanno fatto sapere che esistevano delle case nei dintorni dei resort nei dintorni di Siena, dove a quanto pare magistrati e alti dirigenti del Monte Paschi, insieme con altre persone importanti, ex ministri e così questo tipo, si ritrovavano per dei, chiamiamoli, festini o orge o cose di questo tipo, insomma, delle situazioni, diciamo così, scabrose, cosa che avrebbe comportato una specie di comunanza, ecco, fra queste persone, e quindi da lì il desiderio di non andare a approfondire troppo le colpe gli una degli altri. Ora, io sinceramente non vorrei nemmeno soffermarmi troppo sulla questione delle orge dei festini, perché io mi rendo conto che la gente, quando sente queste cose, subito gli si drizzano le antenne e dice sì, invece a me interessa tanto, no? Signori, secondo me c'erano tutti gli elementi già in precedenza, ecco, per pensare che le cose non erano state fatte benissimo, o in generale che forse era, insomma, non era esattamente il caso di liquidare velocemente come suicidio, insomma, un caso sì, che infatti aveva, da Claudio, è questo, no, il punto che magari potrebbe, oddio, sai, i magistrati nelle orge non ne parla nessuno, se fossero i politici nelle orge ne parlerebbero tutti, con la differenza che i politici noi li possiamo eleggere o non votare, i magistrati no. Ma e qui appunto torniamo a bomba, no? Il tema che ti interessa più di tutto. Qui c'è un morto, e non un morto qualunque, perché era a guida, insomma, un pezzo grosso di Monte dei Paschi, e sappiamo il peso del Monte dei Paschi. Le orge, i festini, eccetera, sono di contorno, potrebbero anche avere una parte rilevante nelle indagini, ma è quello che conta, no? E come dicevi te, hanno cercato di farci credere che fosse un suicidio finora. E certo, noi dobbiamo sempre partire da una questione che quantifichiamo in termini di buco circa in 50 miliardi, ok? Così almeno sappiamo di che diamine stiamo parlando, perché si fa presto a dire Monte dei Paschi, ma stiamo parlando di una serie di operazioni, di attività e così via, che hanno portato quella che era, che è la più antica banca del mondo, quindi non una banca qualsiasi, insomma, una banca che è un tesoro per l'Italia, insomma, una cosa che preesisteva a guerre, pestilenze e così via. Quindi stiamo parlando di circa 600 anni di storia, presa e incenerita in un'area dove sappiamo benissimo chi comandava. Perché non era esattamente Sondrio, ecco, mettiamola così, no? Ma a Siena, in Toscana, l'area era stretta osservanza Partito Democratico, diciamo così, no? E non solo, con un sistema di potere tale per cui il partito era pervasivo nella banca, perché uno può dire, vabbè, sono fallite anche le banche venete, ma le banche venete avevano, come dire, c'era una specie di punto d'onore della politica in Veneto di non entrare nelle questioni delle banche, tant'è vero che in tutti i consigli di amministrazione non c'era mezzo leghista nelle banche venete. Viceversa, lì era assolutamente normale, cioè erano nominati dal comune, dalla regione, da quel cosa tipo, e quindi erano tutti nominati dal Partito Democratico, e lo stesso Mussari, che è probabilmente quello con maggiori responsabilità, anche se probabilmente forse solo un esecutore, della parte finale del disastro della banca, perché capite bene, insomma, si va a prendere un avvocato calabrese, lo si mette lì a
improvvisamente a gestire una banca di questo tipo, no? Insomma, se devo vederlo dall'esterno, ecco, mi sembra più un esecutore che un ideatore, ecco, no? Delle varie fatte, ma lo stesso Mussari era uno che versava regolarmente parte dei suoi compensi al Partito Democratico, ecco, insomma, quindi insomma, non è che una roba che stiamo parlando è previsto, di... Scusami Claudio, è previsto che parli anche l'ex presidente Mussari in commissione? Beh, noi lo chiameremo sicuramente. Siamo lì appositi, siamo lì e se uno pensa che siamo lì per giocare o per passare il tempo, si sbaglia di grosso, insomma. Quindi io ovviamente farò richiesta di sentire tutti quelli che secondo me possono diciamo darci un aiuto a sapere qualcosa. Ma fermiamoci ai due magistrati che abbiamo sentito fino adesso. Allora, abbiamo sentito fino adesso il procuratore di Siena. Il procuratore di Siena, il quale uno può andare a vedere la deposizione sul video della commissione, poi uno giudichi lui, insomma, io non faccio in questo momento pregiudizi su quello che abbiamo sentito, però insomma già sollecito un particolare, ecco, mettiamola così, giusto per capire da che parte andiamo. Il motivo per cui avevo bisogno di sentire anche il secondo procuratore che abbiamo sentito quindi l'altro giorno, che era quello di Genova. Ripeto, a me dei festini interessa relativamente poco, però i procuratori di Genova, per cercare di vedere se c'erano queste immagini di festini all'interno dei telefoni, diciamo così, delle persone coinvolte, prendono i telefoni di David Rossi, gli fanno una perizia e all'interno di questa perizia non trovano immagini di festini, ma trovano, tanto per dire, rispetto ad altre cose, 200 e passa telefonate cancellate improvvisamente. Tutte in blocco, diciamo così, no? A seguito della chiamata di un avvocato. Quindi c'è una telefonata di un avvocato, dopo questa telefonata di questo avvocato vengono cancellate dal telefono di David Rossi 180 telefonate che si aggiungono poi a un altro blocco per arrivare a 229, se non mi ricordo male. E questa cosa viene annotata. Lo chiedo al procuratore di Genova se si ricorda, perché questa è una cosa che avevo io da mie fonti. Chiedo al procuratore di Genova se si ricorda, e lui dice che lui non si ricorda, quindi lui delle varie risultanze investigative che ha fatto, di questo dettaglio, no? Il fatto che ci fosse 200 passa telefonate cancellate nei giorni, diciamo, caldi, no? Quelli che precedono il disastro, insomma, il presunto suicidio, no? Di questo tipo non ne aveva memoria. Però dice, se c'è, è sicuramente stato trasmesso a Siena, no? Quindi questa informazione a Siena è arrivata. Io però l'avevo chiesto settimana prima al procuratore di Siena, il quale non ne aveva notizia. No, io non lo so. È peccato però che nelle carte c'è. Quindi voi capite che in mezzo a un'indagine che noi dovremmo prendere per accurata, approfondita e cose di questo tipo, un dettaglino come 200 passa telefonate cancellate non viene recepito né in prima istanza né quando il perito glielo fa notare. Ecco, ora, scusate, vorrei che fosse chiara una cosa. Se questa informazione fosse stata presa in tempo, sarebbe stato possibile domandare alla società telefonica l'elenco di queste telefonate, perché capite che cancellarlo su un telefono non comporta che queste informazioni svaniscano, no? Cioè, basterebbe poterlo andare prima che i tabulati vengano distrutti. Invece, incredibilmente, si fa finta evidentemente di non vederlo, no? Oppure non viene visto per un problema di sfortuna, ecco, no? Capite? Ecco, questo qui è uno
degli elementi insieme a tanti altri che abbiamo visto, quelli dell'orologio, che a dire del procuratore di Siena in realtà non è l'orologio che cade, è solo un luccichio nel video, no? Ecco, fammi chiedere, dunque, il procuratore di Siena è Salvatore Vitello, se non sbaglio. Lui. Sì, ecco, ci sono altri due magistrati che mi sembra si dovrebbero presentarsi, quelli che si sono occupati delle prime indagini, Aldo Natalini e Nicola Marini anche, o sbaglio? Bravo, allora questo è un'altra delle cose che, vabbè, se uno ha seguito il mio intervento, no, mi ha fatto sgranare gli occhi. Allora, Genova indaga su Siena per vedere se i magistrati, segnatamente proprio questi due nomi che mi hai appena fatto, quindi Natalini e Marini, possono essere stati negligenti anche a causa dei festini, no? O similari. Bene, viene detto, arrivano dei riscontri. Uno che era presente a queste, che dice di essere presente a queste feste, gli fanno vedere delle foto, riconosce le persone, no? Il GIP lo ritiene attendibile, ma stranamente il procuratore no. No? Comunque alla fine di tutto, in questo, diciamo, percorso di indiziario dove si fanno le perizie sui telefoni, come ho detto, no? Dove emergono queste cose, dove si passa al setaccio computer di uno, dell'altro e dell'altro per vedere se per caso ci sono le foto di questi festini e similari, la domanda che normalmente uno verrebbe a dire è: ma che cosa hanno dichiarato questi due magistrati in merito? Risposta del procuratore: ah, ma noi non li abbiamo sentiti. Cioè, voi capite, io devo indagare per vedere se può esserci stato qualcosa che non va, no? Fatto da questi due magistrati. Allora faccio delle grandissime indagini, periti, prendo i telefoni, li passo, cose di questo tipo, ma abbiamo pensato che non fosse il caso di disturbarli. Cioè, ma neanche chiedere, ma scusate, così, stanno dicendo, ma dove eravate voi il giorno tot, no? Non lo so, una roba di quel tipo lì. Cioè, non è che voglio chiedere Perry Mason, no? con la lampada sulla faccia o similare tipo telefilm americano. Ma almeno una deposizione tale per cui dicono: io non ho mai partecipato a nessun festino, non sono a posto. No, non gli abbiamo mai chiesto. A che io, scusate, ovviamente ho preso la parola e ho detto: ma perdonatemi, voi siete la procura che per una contestazione di 150 euro con riscontrini avete tenuto sotto processo per anni, rovinandone la carriera politica, a una persona specchiata, qual è Edoardo Rixi. Colpevole ovviamente di essere leghista, e quindi degno di ogni tortura, ma è un fatto che noi abbiamo una persona che è stata costretta di mettersi da viceministro nel Conte 1 e non ha potuto diventare ministro o qualsiasi altra cosa avrebbe potuto diventare nel Conte, nel governo Draghi, perché sempre sotto processo dalla Procura di Genova, che poi incidentalmente sono anche quelli dei 49 milioni, così almeno ce lo diciamo tutta. Comunque dalla Procura di Genova per 150 € di scontrini, condannato a non so quanti anni in primo grado, sempre per quella roba lì, e poi ovviamente dichiarato, appena uscito da quell'ambito, dichiarato innocente, no? Salvo che poi la carriera politica non gliela restituisce nessuno, no? E io dico: ma scusate, per 150 € di scontrini, processi, anni di gogna, no? E cose di questo tipo, qui festini, orge, gente che conferma, Un morto. suicidi, gente che si butta dalla finestra, orologi che cadono dopo il morto, no? Così questo tipo, poi si archivia, ma non si sente neppure il bisogno di andare a
a parlare con Don Egisto anche per sapere che cosa avevano da dire, perché non è il Claudio, caso di disturbarli. scusami, mi dispiace interromperti. Abbiamo 60 secondi di pubblicità. Se poi possiamo rubarti ancora qualche minuto, perché sei arrivato proprio in un punto molto caldo dell'argomento. Se possiamo rubarti ancora qualche minuto. Sono qui. Per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, ricordo, abbiamo al microfono Claudio Borghi Aquilini. Stiamo parlando del caso di Davide Rossi, il manager di Monte dei Paschi, e come stava riepilogando molto 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 bene Claudio, questo caso mi sembra che sia di dimensioni enormi, no? Veramente c'entra tutto: politica, alta finanza, magistratura. Stavi spiegando come è possibile che la magistratura per i 100 euro di un consigliere regionale si mobiliti, e qui abbiamo morti, abbiamo il Monte dei Paschi, basterebbe il nome. Questo anche è un punto. E poi, prima di darti subito la parola, ci sta seguendo con attenzione anche Giulio, il nostro direttore Giulio Cainarca, e mi ricorda anche come delle orge ne abbia parlato anche l'ex sindaco di S Piccini, dei DS, e ne ha parlato alle Iene. E quindi. Sì, assolutamente sì, è stato lui, diciamo, il primo a buttarla lì, no? Ma come ripeto, se devo essere sincero, il mio istinto mi dice che quello potrebbe essere un depistaggio, poi per carità indaghiamo finché vogliamo, ma secondo me la massa degli indizi e così via sono molto più facilmente rintracciabili. Cioè, sono proprio sotto i nostri occhi, insomma, non credo che alla fine di tutto la questione fosse che uno non indagava perché erano insieme a fare cose scabrose, ecco, cioè, secondo me, molto banalmente, uno non indaga perché non deve indagare, ecco, forse non ha voglia di indagare, o forse, non so, stranamente convinto a non indagare. Poi, per carità, adesso ne sentiremo tutti. Diciamo che terrei assieme un altro elemento. Abbiamo alcune intercettazioni e alcuni stralci anche all'interno del famoso libro di Palamara, dove appaiono alcuni di questi nomi. E diciamo che non vengono esattamente affiancati ad area ista o anche di centrodestra, mettiamola così. Diciamo che vengono considerati come contigui al Partito Democratico. Allora a un certo punto, senza bisogno di andare a scomodare l'orgia, mi viene da pensare che se il problema era che non si dovesse venire a sapere che diamine stava succedendo a una banca che era controllata in pieno dal Partito Democratico con un buco di dimensioni apocalittiche e oltretutto con il morto. Se io sono un inquirente molto vicino al Partito Democratico, magari mi passa la voglia, non lo so, vedremo, cioè, indagheremo, vedremo di sapere di persona. Io poi insomma, ho chiesto al procuratore di Siena se era normale, come mi risulta che sia successo, che un magistrato, come è successo a uno di questi protagonisti di questa storia, con una minima anzianità passi direttamente in Cassazione. Ma in Cassazione a fare delle cose poco importanti. Tanto, tu stai sottolineando la parte, anche l'aspetto anche più rilevante per la vita dei comuni cittadini. A me, come giornalista, è una parolaccia, come giornalista, ma ho il patentino. E vieni in mente, c'era la vecchia regola: sesso, soldi e sangue, no? Sono gli argomenti che richiamano l'attenzione del pubblico. In questa storia, purtroppo, lo dico anche con la massima serietà, ci sono tutti questi elementi, ma così come diciamo nelle aule di nelle procure non si è fatta molta attenzione, anche i grandi giornaloni. Io sinceramente ho cercato di seguire con attenzione anche l'audizione di ieri. Io l'avrei veramente data, adesso non dico in prima serata come ai tempi del un giorno in procura, eccetera, però
si sta scoperchiando qualcosa di enorme e l'informazione latita. Se no, io vorrei che, se non altro, quella pagata da noi, quella della RAI, se ne occupasse più da presso, non le Iene cioè, per carità, fanno un gran lavoro, complimenti a loro, però la grande informazione ha l'obbligo, perché qui. Il nulla, ho controllato oggi sui giornali, non viene, la questione è relativa anche alle 200 telefonate cancellate. Io ho postato dei documenti che mi risulta siano inediti, non rivelo le mie fonti, ecco, diciamo così. Ma mi risulta che quei documenti che descrivono la perizia con le telefonate cancellate siano inediti, no? Io metto assieme un documento inedito, metto assieme le risultanze di quell'audizione di ieri con insomma, anche la questione che non sono stati sentiti i magistrati. Un pezzullino insomma, su qualche giornale mi sarei aspettato di vederlo, no? Invece. Cioè, ho visto un succinto resoconto che non fa cenno alla questione delle telefonate cancellate sulla notizia, che non è esattamente, con tutto rispetto ovviamente, ma non stiamo parlando esattamente di un quotidiano di diciamo fra i primi, ecco, come diffusione nazionale, ma altrimenti nulla. Interessante, anche questo è interessante. Assolutamente. Allora, Claudio, io direi, per il momento possiamo liberarti dei tuoi impegni. Grazie per la tua. Ah, scusa, saltiamo di parola in frasca. Sei RPL e anche emittente di servizio. Un ascoltatore, Sergio, non so però se puoi. Tu sei in commissione bilancio, non so se puoi accontentare la sua curiosità. Mi dice, chiedi all'onorevole se sono in arrivo aiuti per chi gestisce atelier di abiti da sposa e matrimoni. Ecco, RPL, anche questo. Abbiamo parlato di uno scandalo che potrebbe essere veramente lo scandalo della storia della Repubblica Italiana, ma parliamo anche di questo. Non so però se Claudio Borghi Aquilini ha informazioni. Sì, credo proprio di sì, perché adesso devono uscire come sempre i regolamenti attuativi, ma c'è stata un'intensa cura per il settore dell'intrattenimento, dell'Horeca e del wedding da parte della nostra deputata Rebecca Frassini. Che è riuscito a portare a casa all'interno del decreto sostegni degli aiuti mirati per il settore, quindi è possibile che adesso io non so bene No, se abbigliamento e magari sposa seguire. rientra ma credo di sì, insomma, nel settore wedding a pieno, ma penso proprio di sì, quindi è probabile che possano Bene. arrivare degli aiuti ulteriori oltre ai sostegni che dovrebbero già essere stati pagati. Ecco, sì, questo l'ho fatto che non c'entrava niente con l'argomento, ma noi ci consideriamo anche radio di servizio, il rapporto con gli ascoltatori, storico Ma ormai, giusto, eccetera. Insomma. è chiusa da pochi minuti la sessione della Commissione bilancio. Adesso il testo va in aula dove ovviamente ci sarà la fiducia, no? Quindi diciamo che il testo ormai è chiuso, per cui Ecco, diciamo curiosità perfetto. legittima. Ecco, Claudio, invece curiosità giornalistica in primo piano, e tu hai appena detto purtroppo, no? Non ne ha parlato nessuno. E allora, se puoi darci delle anticipazioni sul calendario, su quello che può succedere, e anche, insomma, anche gli ascoltatori ti apprezzano moltissimo, no? Sei considerato molto brillante, eccetera. Anche qualche iniziativa per far emergere quello che sta venendo fuori da questa indagine, fare in modo che non possa girarsi la grande informazione dall'altra parte. Sì, sto chiedendo niente, se No, hai ma qualche figurati, idea. guarda, no, certo, ho assolutamente qualche idea. Settimana prossima ci sarà un'audizione, uno dei giornalisti che hanno contribuito, diciamo così, a tenere viva la
la questione e altri saranno sentiti. Settimana prossima viene sentito Davide Vecchi, che è uno dei giornalisti appunto che più ha indagato. Io sinceramente non sono un gran fan delle audizioni dei giornalisti perché mi pare evidente che un giornalista tutto quello che aveva da dire l'ha detto, ecco. Mettiamola così. Quindi mi interessa molto di più sentire dai procuratori oppure da chi fino adesso non è ancora stato sentito. L'osservazione logica. Col fatto che in una maniera o nell'altra, tranne poche parti che sono secretate, perché magari riguardanti indagini ancora in corso o similari, le cose sono pubbliche, vedremo di fare un bel video, insomma, in modo tale che così, con le parti salienti, così qualcuno forse una volta messe. Perché uno dice, ah, vabbè, sono 5 ore di audizione, non ho mai voglia di farlo, beh, faremo una sintesi, insomma, così magari qualcuno, anche se è svogliato, capisce di che si parla. RPL anche ieri, il direttore ha mandato uno stralcio dell'intervento del procuratore di Genova, del sostituto procuratore di Genova. Allora, Claudio Borghi Aquilini, io ti ringrazio davvero, sei stato a disposizione dei nostri ascoltatori e nostra. Grazie davvero e a risentirci a presto. Grazie a te, ciao, arrivederci.